nella sala Gran Paradiso del Grand Hotel Biglia di Saint-Vincent, il Corps Philharmonique di Châtillon ha organizzato una serata di musica e parole sul valore dell'incontro fra culture, con lo spettacolo musicale Gypsy Trail. Elena Valente, presidente di un corpo veramente eccezionale, come lo è questa serata? È una serata molto particolare, molto ricca, che arriva dopo un anno dalla prima presentazione e con la speranza che sia ogni anno ci sia questo appuntamento che tutti aspettiamo. Raccontiamo un po' qui il succo di questa serata e come si presenta e come si sviluppa. Beh, protagonista della serata è un direttore ospite, il compositore e direttore belga Bart Piqueur, che abbiamo invitato a essere nostro direttore per questa occasione e per poter studiare con lui le sue composizioni. In particolare lui ha scritto una Little Gypsy Symphony, slightly punk, molto interessante, insomma molto moderna, e ci faceva piacere studiarla insieme a lui. Ma ha scritto anche qualcosa per voi appositamente? Certo, ha scritto un brano che si chiama Saltimbanco, che abbiamo già eseguito in prima assoluta in occasione del concerto di Santa Cecilia lo scorso dicembre, ma che questa sera dirigerà lui. Gypsy Trail, perché questo appellativo? Perché quello di oggi vuole essere un percorso fatto non solo di musica ma anche di riflessioni, perché oltre a Bart Piqueur abbiamo un altro ospite che è Jean-Louis Crestani, che è un professore storico. Un percorso all'interno della musica, appunto della cultura zigana, che è una cultura molto poliedrica e proprio caratterizzata dal fatto di essere dalla sua multiculturalità in realtà, perché gli zingari hanno viaggiato, si sono spostati, hanno preso un po' da tutte le popolazioni che hanno incontrato, hanno preso qualcosa, quindi è una musica molto molto caratteristica e molto piacevole anche da ascoltare. Ecco, poi dal maestro Henriette andiamo più nel merito. Un particolare che da non sottovalutare è l'omaggio a Cesare Dujani. Sì, Cesare è stato nostro presidente per oltre 50 anni, ovviamente ne conserviamo un ricordo molto dolce, molto profondo, e la nostra idea è proprio quella di cercare di portare avanti un po' gli insegnamenti che lui ci ha lasciato. Sicuramente negli anni ci ha sempre spinto a guardare al di fuori della nostra banda, lontano, vicino che fosse, ma ad aprirci anche all'altro. È per questo che oggi appunto abbiamo questo direttore ospite, abbiamo una persona che ci accompagnerà, ci presenterà, e perché qualsiasi occasione di incontro è comunque un'occasione di crescita, e in ricordo proprio di lui vogliamo portare avanti questo suo insegnamento. Io ho avuto occasione per caso di sentire questa sinfonia scritta da Bart Piqueur su YouTube e mi ha incuriosito così tanto che ho detto voglio contattare questo compositore, vedere se riusciamo a farlo venire in modo che ci racconti la storia che ci sta dietro. E così ho fatto, l'ho cercato, ormai con il web insomma diventiamo tutti un po' più vicini, e lui molto gentilmente ha risposto al nostro invito, gli ho chiesto se poteva venire a spiegarci la sua musica, a dirigerla, a condividerla prima con il gruppo e poi ovviamente con il pubblico, e lui è stato veramente molto molto gentile, una persona squisita ho trovato, che ha saputo immediatamente amalgamarsi con il gruppo, nonostante sia un gruppo giovane e che spesso diciamo che hanno magari poca voglia di applicarsi, per così dire. Invece in questi giorni, un giorno abbiamo fatto 6 ore di prove di sabato pomeriggio e sabato sera, quindi non è proprio da tutti, per così dire, e in realtà dopo queste prove erano tutti molto contenti, soprattutto appunto per la presenza di Bart e per il lavoro fatto su questa musica un po' diversa dal solito. Ecco, io maestro sono un pochino curioso, cioè tu hai un gruppo che stai portando avanti da diversi anni, ormai ti conoscono, basta muovere un dito, sanno già come cosa fare, come intervenire in linea di massima. Quando si presenta un nuovo maestro, un nuovo direttore d'orchestra, è difficile per i musici stare a capire le mosse? C'è tutto un linguaggio diverso nel corpo e nelle mani?
Diciamo che dipende dal direttore d'orchestra che arriva. I gesti in realtà sono universali. E nel caso di Bart è stato molto semplice capirlo, anche perché è un grandissimo comunicatore, parla un sacco di lingue, fa un sacco di gesti, quindi è veramente una persona che vuole offrirsi, vuole farsi capire da chi ha davanti, quindi è stato molto facile. E la musica di fatto è un linguaggio appunto universale che serve anche a questo, e ci fa piacere che riusciamo anche a sfruttarla in questo scopo, insomma. Abbiamo un maestro che è un po', diciamo, ricercato un po' in tutte le platee del mondo, e oggi è arrivato finalmente, diciamo noi, in quel di Châtillon, perché due sono le curiosità. Primo, vederla dirigere l'orchestra mentre suona la composizione che lei ha studiato apposta per questo corpo. Il secondo, ha una sua tecnica personale per comporre musica. Siamo curiosi di sapere com'è questa tecnica e su che cosa si basa. Comment composer, c'est une question. Composer à un chef de cuisine, comment il fait son ragoût, non? Et on a tous les petits secrets. Mais en fait, il n'y a pas de grand mystère là-dessus. Chaque œuvre s'écrit soi-même, si on veut. En fait, le côté inspiration est un peu surestimé, je pense. C'est plutôt comme un architecte fait le dessin pour construire une maison. Il faut que techniquement ça soit stable, mais aussi qu'on fait quelque chose que les autres ne font pas, mais toujours à la base de tout ce qui a déjà été écrit dans le passé, dans l'histoire de la musique. Donc il y a pas de recette secrète, hein. Avec chaque œuvre c'est différent, disons. Questa sera il tema Gypsy Trail, cosa ci dobbiamo aspettare? Della musica tzigane, o la musica che è inspirata par la, c'est pas vraiment la musica tzigane, perché la musica tzigane c'est des guitares, c'est des accordions, c'est des violons, c'est des petits ensembles, souvent de famille, hein? Une musique qui fait rêver, une musique qui est très, avec beaucoup de feu, si vous voulez. Donc, qui vient plus de partout. Par exemple, il y a mon œuvre qui n'est pas une œuvre gitane, parce que moi je ne suis pas gitane du tout, mais il y a les éléments, la mesure irrégulière, la gamme particulière pour cette musique. Il y a aussi de la musique de Jan van der Roos, qui est mon compatriote, un peu l'exemple pour tous les compositeurs de ma génération, si vous voulez, en Belgique. Et lui non plus est tzigane, mais vous allez entendre, je pense, ou je l'espère, toutes ces petites influences de la musique tzigane, à partir des symphonies qui sont basées là-dessus, à vraiment des chansons beaucoup plus courtes dans le vrai style de l'Europe de l'Est, en gros, disons. Una serata particolare, perché la musica questa serata è accompagnata anche da delle riflessioni diciamo, che vengono condivise, vengono soppesate, e soprattutto che fanno parte anche dell'armonia della musica.
Sì, esattamente, è una serata molto interessante, la musica sicuramente sarà al centro, la musica sarà la protagonista, ma la musica ha proprio questo valore, no? Ha il valore di unire le persone, e forse la musica di banda, la musica d'orchestra ancora di più, perché lì ogni singolo esegue il suo pezzo, ma alla fine mettere insieme tutti i pezzi del singolo forma un'unità, forma un'armonia. E ecco, questa simbologia la trovo molto interessante e credo che fosse anche uno dei motivi per cui Cesare Dujani amava la musica, no? L'anno scorso lo spettacolo in suo onore si intitolava L'homme qui aimait la musique. Ebbene, questo valore aggregante della musica e del corps filarmonico di Châtillon, che è fondamentale, no? Nella storia del paese, è proprio, credo, uno dei motivi per cui anche il senatore Dujani apprezzava la musica da banda. Ecco.